Ciao, per preparare una fantastica crostata alla marmellata, inizia preparando la pasta frolla per il fondo. Setaccia su una spianatoia 370 g di farina 00. Poi aggiungi 110 g di zucchero semolato, mezzo cucchiaino di sale e la scorza di un limone biologico. Aggiungi anche 190 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente. E quindi sminuzzalo con un coltello, mescolandolo con le polveri. Quindi forma una fontana e aggiungi 3 tuorli e 30 ml di acqua. Mescola il più possibile usando il coltello per non scaldare il burro e quindi impasta brevemente a mano. Appena avrai ottenuto un impasto omogeneo, forma una palla, rivesti con pellicola trasparente e lasciala riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Imburra e infarina uno stampo da 25 cm di diametro. Quindi stendi la pasta su una spianatoia leggermente infarinata, fino ad ottenere uno spessore di 3-4 mm. Elimina la pasta in eccesso e usala per creare le strisce che dovranno ricoprire la farcitura.
Pratica dei fori sul fondo usando i rebbi di una forchetta. Distribuisci uniformemente 320 g di marmellata e quindi posiziona le strisce sulla marmellata. Cuoci in forno statico preriscaldato a 170 gradi centigradi per circa 50 minuti. Guarda anche il prossimo video e iscriviti al canale.